Un deficit tra bitte e mattoni. La provincia lariana ha notevoli problemi di povertà educativa ancor più evidenti a causa dell'emergenza coronavirus che ha imposto la via del digitale, ma l'accesso alla rete veloce è tutt'altro che omogeneo sul territorio comasco. E se nell'immediato si tornasse a scuola si dovranno fare i conti con edifici vetusti e quindi di complicata manutenzione. È quanto emerge dai dati pubblicati dal rapporto di Open Polis sulla povertà educativa presentato ieri a Milano e curato in collaborazione con Tra i Bambini, Impresa Sociale e Fondazione Open Polis nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Nei mesi di didattica a distanza è emersa tutta la differenza tra chi ha potuto partecipare attivamente alle lezioni e chi invece ha avuto difficoltà. Prima della pandemia, nella banda larga ultraveloce, il dato lombardo, 34% delle famiglie potenzialmente raggiunte, era poco distante dalla media nazionale, 36,8%. Disomogenea, come si evince dai dati della ricerca, la percentuale di famiglie raggiunte dalla rete fissa, il 47% a Como, l'11% ad Erba, il 18% a Cantù, a Mariano il 6%, a Lomazzo il 41%, a Novedrate il 29%. Purtroppo, ha detto l'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, l'accessibilità alle opportunità formative non è sempre garantita e la crisi economica derivante dalla grave emergenza pandemica ha contribuito a peggiorare la situazione. Sul fronte scuola sono il 20,43% gli edifici scolastici considerati vecchi in Lombardia, un dato che supera la media nazionale 17,83% di quasi 3 punti percentuali e che aumenta ulteriormente nella provincia di Como, 24,10%, un edificio classificato come vetusto quando ha più di mezzo secolo alle spalle.